Il presepe luminoso nasce nel piccolo paesino collinare di Bracelli, nel comune di Beverino, da un'idea mia, dell'amicalina, in collaborazione con il comitato locale di Braccelli. Partimmo allora con una semplice natività luminosa e riscosse notevole interesse da parte di, dei paesani e di alcuni visitatori. Quindi, sull'onda di questo successo, ehm, realizzai altre figure luminose. Nel passare degli anni. Attualmente il presepe è composto da 26 figure luminose e è denominato Presepe Luminoso della Val di Vara. È un presepe inclusivo e lo dimostra il fatto che da quest'anno due figure sono state realizzate dai bimbi della scuola primaria di Beverino e altri due personaggi dal. Sindaco e dal vice sindaco del comune di Beverino. I motivi per cui realizziamo il presepe sono due, fondamentalmente. Uno è per tenere vivo il paese di Bracelli, che attualmente nel borgo vivono 60 persone, e quindi per farlo conoscere ad un pubblico più vasto. L'altro motivo, che è un auspicio poi, è quello che possa diventare questo presepe il punto di partenza per far sì che tutti quei borghi e. Quei comuni che organizzano feste ed eventi eh, possano fare rete e sistema. Quindi, io volevo ringraziare tutti: i paesani del, di Bracelli, il comitato promotore locale di Bracelli, l'amministrazione comunale di Beverino, il sindaco Marco Cosini, gli alunni e le maestre della scuola primaria di Beverino, il gruppo CAI, sezione La Spezia e il presidente. Alessandro Bacchioni e il consorzio Cigno nella figura del presidente Silvano Zaccone.